Riflettori puntati su San Siro per questo derby fra Inter e Milan, partita di straordinario impatto emotivo, come sempre il derby di Milano. Benvenuti a San Siro per questa sfida fra nerazzurri e rossoneri. Inter contro Milan, due squadre storiche protagoniste da sempre in Italia e in Europa. Con me, prontissimo per questo derby, c'è Stefano Nava. Match che regala sempre grande spettacolo, sia in campo che sulle tribune, con i tifosi che provano a spingere i propri beniamini al successo. È impossibile annoiarsi, Pier. Pacchetta, suggerimento interessante. Attenzione, Andanovic non la tiene. I legni della porta negano il gol all'attaccante. Sfortuna o errore, Stefano? Direi un po' tutti e due, Pier. Poteva fare sicuramente meglio. È anche vero però che la cattiva sorte ci ha messo del suo, eh? Ci sono tutti i presupposti per assistere a un incontro spumeggiante. Si affrontano le squadre terza e prima in campionato. Palla interessante nello spazio. André Silva. Voleva essere un tiro, ma è stato un passaggio al portiere. La formazione avversaria può tirare un sospiro di sollievo, di solito da lì il gol è assicurato, o quasi. Inter di cui si è parlato. Lukaku col tocco filtrante. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Partita della partita fra questi due giocatori, fra i protagonisti annunciati del match di oggi. Sei d'accordo, Stefano? Direi proprio di sì. Ha il pallone del possibile vantaggio. Piontek! Grande intervento di Andanovic. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Andanovic si salva in angolo. Palla in out, sarà di nuovo corner. Corner battuto in mezzo. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Ottimo, 1-0 dunque, raccolgono i frutti di un'ottima prestazione fin qui. Stavano facendo un po' quello che volevano, troppo passivo. L'atteggiamento della squadra avversaria, vantaggio direi più che meritato. Portiere che non ha potuto nulla sulla ribattuta. Era stato bravo a intervenire sulla conclusione precedente, ma alla fine si è dovuto arrendere. Riprende il gioco, partita che vede il Milan avanti. Brutto passaggio, recupero facile. Piontek è in buona posizione, ha un'autostrada a disposizione. Un fallo sciocco che concede una punizione davvero invitante. In diretta mi era sembrato già un pallonetto, il replay mi sembra che confermi la prima impressione. Giusto l'intervento dell'arbitro, è entrato in ritardo, senza particolare cattiveria, ma ostacolando comunque irregolarmente il proprio avversario. Prova dalla distanza, ottima scelta di tempo, buona la risposta del portiere. Hai accennato alla famiglia Moratti, Stefano. Famiglia che ha fatto la storia di questo club, la figura di papà. Buona l'intuizione qui. Lautaro Martinez. Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere. Continuano a lottare su ogni pallone. Mamma mia, Pier. Guarda, ci sono gol e gol, ma questo è sicuramente uno tra i più belli che abbiamo visto questa stagione. Mamma mia, cosa ho visto! Lucidità, freddezza, lunga cavalcata per battere il portiere. Fisico, tecnica, spettacolo. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Occhio all'avanzata. Che sì. Ottimo il dai vai. André Silva. Attaccato Diego Godin. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Occasione. Attenzione, Andanovic non la tiene. Lukaku. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Che sì.
Paquetà. André Silva. All'interessante dello spazio. Attenzione, pericolo. Si molla. Non si fa sorprendere. Palla messa in mezzo. Non corre rischi, sceglie i pugni. Che sì. Rongier. Attenzione perché è pericoloso. Occasione d'oro. Ecco il gol. Risponda con l'aiuto del palo. Non è riuscito il doppio miracolo al portiere, bravo a respingere la conclusione precedente, ma sfortunato sulla ribattuta. L'attaccante era lì, non poteva sbagliare. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Si ricomincia, vedremo la reazione dell'Inter. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Paquetà. Entra con decisione. L'arbitro fischia palla, attenzione perché è già ammonito. Punizione dunque, ed è stato fortunato Stefano a non beccarsi un altro giallo. Direi proprio che gli è andata bene. Sceglie il pallone in mezzo. Nessun problema per Handanovic. Biglia. Paquetà. André Silva. Che sì. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Due. Milan che dà il via alla seconda frazione. Biglia, Paquetà, Biglia, continuano a far girare il pallone. Paquetà, può metterla in mezzo. Intervento efficace sulla corsia. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. È stato più forte della sfortuna quando un legno gli ha impedito di siglare la... Cerca il tiro. Aveva quasi trovato il gol qui da posizione impossibile. Sembrava una follia tentare la conclusione da lì e invece la palla è uscita di poco. Perdono il pallone. Questa palla è in mezzo al campo. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Partono in contropiede. Possibilità di ripartire. Buon pallone filtrante. Ecco Lukaku. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Mandano in campo forze fresche. Un cambio che ci può stare a questo punto della gara. Stefano, che ne pensi della prossima partita del Milan? Affronterà il Torino nel prossimo incontro di calcio a... Ritengo sì. Con questa palla e punta alla porta. Ha calciato con tutta la forza che aveva. Corpo, ne è uscita fuori una conclusione inguardabile. Poteva dribblare il portiere, scavalcarlo con un tocco sotto, magari appoggiarla in rete, e ha deciso con la conclusione di potenza. Ecco i risultati che abbiamo visto tutti. Ottimi i suoi passaggi oggi. Rafael Leão muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Alla fine si ferma il loro tiki-taka. C'è l'ufficialità. Rodrigo ha completato il passaggio al Manchester City dal Valencia. Un buon acquisto, cercato, voluto, trovato per rinforzare la rosa in un settore che evidentemente andava puntellato.
Palla interessante per Suso. Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. E c'è il gol di Suso! Ha dimostrato ancora una volta il suo feeling con il gol determinante. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Possesso palla per gli avversari. Prosegue la sua azione. Milan che viene avanti. Si libera bene qui. Buona triangolazione. Paquetà! C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Perdono palla banalmente. Hanno disputato una buona partita, ma è ancora presto per festeggiare. Il margine non è abbastanza ampio da permettergli di stare tranquilli. Siamo nelle battute finali. Attenzione, perché era già stato ammonito. Per lui è arrivato il secondo cartellino giallo e dunque fuori. Eh sì, ha commesso un brutto fallo, niente da dire su quanto deciso dall'arbitro. Può cercare direttamente la porta da lì. Suso. Paquetà. Biglia. Palla interessante per Suso. Conclusione purata. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Brozovic. Hanno metri a disposizione. Possesso gestito male. Buono il recupero. Pallone intercettato senza problemi. Ancora un passaggio perfetto. C'è il possesso per il Milan dopo il vantaggio. Occhio all'avanzata del Milan. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Buona la chiusura. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Paquetà. Gran palla. Offside che ci... la porta. Chiedo a Matteo Barzaghi quanto manchi al termine del match. Ultimo giro di lancette per chiudere questi 90 minuti. Grazie, grazie Matteo. Alla spazzata via. Inter che spinge a caccia del gol. C'è spazio per andare. Distinto il difensore. Spazza via. E si chiude qui anche il secondo tempo. Sconfitta che brucia particolarmente quella di oggi, perché corner battuto in mezzo.